Maurizio Ughi, parlando di videolotteri, il connubio da videolotteri e agenzie di scommesse sembra che lei lo dia per scontato, visto che ha parlato di una possibile sostituzione addirittura nel futuro con le attuali newslot. La sostituzione avverrà naturalmente, forse avverrà naturalmente nelle nostre previsioni, perché il cliente di un'agenzia di scommessa è un cliente talmente tecnico, talmente specializzato e specialistico che punterà sicuramente al maggior reddito. Le VLT restituiranno mediamente il 90%, le AVP restituiscono il 75%, è evidente che il cliente migrerà automaticamente nella parte di convenienza. Sicuramente ci saranno anche delle AVP che serviranno magari anche per iniziare il cliente, per farlo giocare, per farlo divertire, magari per buttarci una monetina del resto, no? Però effettivamente il grande gioco andrà lì, perché l'appeal che creerà i 100.000 euro di sala, i 500.000 di jackpot di piattaforma sicuramente richiameranno l'attenzione. Perciò io ho detto che quelle AVP sicuramente potrebbero essere introdotte nel mercato anche in esercizi che hanno già dalle 2 alle 4 AVP, e che potrebbero, secondo me, per legge dovrebbero essere aumentati questi quantitativi in modo tale che possano essere recepiti in quei luoghi. Ecco, quindi lei quello che ha chiesto sostanzialmente è un adeguamento della normativa sul contingentamento, ma sarebbe anche opportuno, dice lei, intervenire sulle vincite del newslot, come disse già molto tempo fa. Sì, io ritengo che ormai la comparazione, non dico che viene cannibalizzato il settore delle AVP nei confronti delle VLT, credo che siano due settori diversi, anche perché sono due luoghi completamente distinti, e è giusto che sia così. Però siccome nelle agenzie di scommesse, nelle sale giochi, si parlerà anche di jackpot e si parla anche di vincite base come 5.000 euro, diciamo le vincite base, sarebbe logico aumentare la vincita base da 100, portarla a circa 300, sarebbe logico inventare anche un jackpot negli esercizi pubblici. Il jackpot ovviamente in questo caso è un jackpot di macchina, perché le AVP totalizzano all'interno della macchina, mentre le VLT totalizzano nel sistema di piattaforma, nel sistema centrale. Però io ritengo che un jackpot dai 2.000-3.000 euro di macchina, perciò nelle AVP, e un ritorno al giocatore almeno di 300 euro invece di 100 euro, sia anche un avvicinarsi ai concetti, anche se pur separati, ma avvicinarsi ai concetti del nuovo settore che si apre, quello delle VLT. Ecco, parlando di attualità, si parla molto in questi giorni del futuro di SNAI e sembra ci possa essere questo avvicinamento di Sisal. Ecco, è soltanto un'idea o è qualcosa di più? Ma ne parlate voi, perché noi ne parliamo al nostro interno, però non sappiamo ancora come andrà questa vicenda. I soci di SNAI hanno deciso di avviare una consultazione e aprire una selezione fra vari operatori finanziari, in modo tale che gli dessero l'opportunità di poter crescere ancora in questo settore e di poter portare avanti tutto il piano industriale che SNAI ha, diciamo, in cantiere nei prossimi anni. Fra i possibili fondi finanziari che si sono avvicinati, si è avvicinato anche un operatore industriale, che è Sisal. Beh, quell'operatore industriale sarebbe sicuramente un percorso sicuramente molto più coinvolgente, sarebbe un'ottima società che verrebbe dalla somma delle esperienze delle singole società, che in alcuni casi sono condivise, in alcuni casi sono particolari. SNAI è competente più in un certo settore, Sisal è competente più in un altro settore, magari ci sono i settori condivisi, però diventerebbe sicuramente un'ottima società dal punto di vista industriale. Non è detto che questo voglia dire che i soci si trovino d'accordo per poter fare l'attività societaria insieme, però dico, dal punto di vista industriale questa sarebbe una cosa logica, e mi sembrerebbe anche che in Italia un operatore così costituito sarebbe un ottimo operatore di comparazione di mercato anche fra gli operatori che ci sono. Grazie.